Al via oggi il primo congresso nazionale sulla gestione del trauma di interesse chirurgico, un evento sostenuto dal CEFPAS con il patrocinio del comune di Caltanissetta, che vuole delineare le migliori pratiche di gestione del trauma sia per l'equipe in sala operatoria che per il paziente. Un importante congresso come quello organizzato dal dottor Ciaccio, che fa parte del consiglio direttivo di ACOI, che io ho l'onore di presiedere, è credo un'attività molto importante nell'ambito proprio della vitalità di tutta la Sicilia e di quello che può essere un contributo non solo qui locale e regionale, ma anche per tutta l'Italia. E nel trauma, come tutti possiamo immaginarsi, diciamo, i momenti più importanti sono proprio i primi, cioè quando il paziente ha un incidente stradale, ha un incidente sul lavoro, ahimè, come vediamo sono sempre troppi, moltissimi. C'è un'ora che si chiama Golden Hour, che è un'ora dopo il trauma nella quale tutti devono sapere che cosa fare e quindi mettere in atto dei protocolli, delle linee guida, delle procedure che siano omogenee, condivise insieme agli infermieri, e quindi per dare una risposta migliore per salvare tante vite. 1 o 2 giorni in cui Caltanissetta diventa il centro della sanità, ampio spazio a tutti quelli che sono gli argomenti per affrontare il trauma. A completamento della sessione infermieristica oggi pomeriggio avremo la giornata inaugurale, il pomeriggio inaugurale, e domani la sessione dedicata interamente ai chirurghi. Avremo i big della chirurgia nazionale sul trauma, avremo la direzione strategica con noi, così come il CEFPAS, che ci abbracciano in un progetto molto ambizioso, che è quello di unire tante realtà mediche ed infermieristiche per parlare di un unico e vero tema, il trauma.